a Sapori di Mare. Sapori di Mare, protagonisti indiscussi della tre giorni dedicata al mare, a ciò che offre, ai suoi sapori tipici e dal pesce azzurro. Sperlonga apre le porte al gusto e si trasforma in un villaggio gastronomico di scena sul lungomare del Borgo Pontino. Quest'anno abbiamo una nutrita schiera di espositori, tutti di alta qualità, quindi questo per noi è importante, come la qualità del prodotto con cui noi facciamo sempre con Sapore di Mare, e quindi sono contentissimo di questo. Ringrazio comunque sempre esclusivamente l'Arsial e sicuramente la Regione Lazio, che ci dà l'opportunità del loro patrocinio, così come la Camera del Commercio e l'Informare, che sono delle aziende che sono a sostegno di noi operatori, che ci mettiamo l'anima per fare tutto questo. La presenza di Slow Food in questo contesto è proprio quella, di portare i valori di Slow Food in un momento così particolare per l'ambiente, per l'economia, per l'agricoltura, per tutto i prodotti del mare e in generale per la biodiversità. La sagra porta in tavola la tradizione culinaria legata alle biodiversità locali, dalla salsiccia monticelliana al pesce azzurro, fritto, cotto al vapore, preparato dalle mani sapienti di chef creativi. Stand ed eventi che coinvolgono un intero paese, tra la riscoperta di antiche tradizioni ed il desiderio di nuove sperimentazioni. Dopo la pandemia l'economia sta ripartendo, si stanno riaprendo tutte le manifestazioni, tutti i luoghi di incontro e di socializzazione che erano stati chiusi a causa del virus, e noi come azienda speciale, che abbiamo nel nostro core business, nella nostra mission, quello di aiutare le piccole e medie imprese, non potevamo mancare in questa importantissima manifestazione, che tra l'altro riguarda appieno l'economia del mare, che è una delle branche a cui noi puntiamo molto. Quando si parla di turismo si crea occupazione. Sperlonga Turismo è un fiore all'occhiello sul territorio, su tutta la costa, perché il turismo in questo territorio deve essere un volano, e Sperlonga Turismo, specialmente in questa cittadina, è un vero esempio di eccellenza. Siamo già pronti per la 20ª edizione, che sarà un'edizione particolare, dove noi sicuramente saremo ancora presenti, perché è una manifestazione in cui si esaltano i prodotti, sia il territoriale che l'economia del mare, sono due temi a cui noi come Camera di Commercio e come aziende speciali Informare teniamo molto.